alla ricerca del principe misterioso. Balia, Balia, raccontami la fiaba del bellissimo principe che vive in cima alla montagna in un castello misterioso. Sì, mia piccola principessa, diventi ogni giorno più grande e più bella. C'era una volta, in un castello misterioso in cima alla montagna, un bellissimo principe. Un giorno, quando la principessa ebbe compiuto 18 anni, scappò dal castello per cercare il misterioso principe. Chissà chi vivrà in quella piccola casa abbandonata. Una vecchietta aprì la porta. Cosa ti porta qui, bella fanciulla? Sto cercando un principe misterioso che dicono viva in cima alla montagna. Allora ti servirà la mia erba magica. La principessa riprese il suo cammino e quando fu stanca si fermò davanti ad un albero cavo e vi si appoggiò per dormire. L'albero si aprì e lei cadde dentro la profonda cavità. Oi, 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 che dolore! Dei piccoli scoiattoli la ospitarono. Dove sono? Questo è il paese delle meraviglie. Noi siamo gli scoiattoli del principe. Ah sì? E dove si trova questo principe? Devi attraversare il ponte. Sul ponte troverai una vecchietta che ti chiederà di cambiare la tua erba con la sua. Bada che si tratta di una trappola. Non accettare la sua proposta e sfidala in una gara di motocross. Motocross? Io non so andare in moto. Ma alla bella principessa rimanevano ancora due prove difficili da superare. Una gara di wrestling. È una gara di rap. Ed ora non la smetterò più di riempire fogli, ma a volte scrivo cose che non leggerà nessuno. Mi dico di cambiare per la vita. Per scriverci un testo per darmi forza. Ascolta, se ti va mandami una risposta. Se stai come me, guarda verso il cielo. Superate le tre prove, finalmente arrivò al castello. Ma ahimè, nella sua meravigliosa stanza, il principe giaceva morto sul letto. L'erba magica, sì, ce l'ho ancora. Potrei provare a svegliarlo poggiandola sulla sua fronte. Il principe si svegliò. E tu chi sei, bellissima fanciulla? Sono una principessa e vengo da un paese molto lontano alla ricerca del mio principe azzurro. Allora, lo hai proprio trovato. Il principe e la fanciulla si recarono in groppa ad uno scoiattolo gigante al palazzo del re. Il principe chiese la mano della principessa, si celebrarono le nozze e vissero per sempre felici e contenti.